La politica riparte il confronto sul governo, al via gli incontri dei 5 Stelle con gli altri partiti. Forza Italia chiede un confronto ad oltranza. Claudio Amazzola e Sonia Sarno. Interpretano il ruolo di primo partito i 5 Stelle e alla vigilia delle consultazioni col capo dello Stato organizzano un primo giro di incontri aperti a tutte le forze politiche. Obiettivo cercare di far ripartire il dialogo dai programmi, intesi come piattaforma su cui costruire una possibile maggioranza di governo. Il primo appuntamento con la Lega, che riapre il canale dopo lo scontro a distanza tra Di Maio e Salvini sulla premiership. Duro il botta e risposta tra i due. Lo voglio vedere a trovare 90 voti, attacca il segretario leghista. A noi ne servono 50 per incassare la fiducia. Vuole fare l'esecutivo con i 50 Dem in accordo con Berlusconi? Replica il leader grillino. Ma oggi il bilancio visto dai 5 Stelle è positivo. Anche all'appello non hanno risposto né il PD né Fratelli d'Italia, presenti invece oltre alla Lega, Forza Italia e l'EU. Si iniziano a trovare anche dei punti di convergenza sulla lotta alla povertà e per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Siamo in una fase iniziale, ma siamo anche fiduciosi che nei successivi incontri si possano trovare dei punti ancora di unione per ragionare su un futuro governo. Intanto oggi si gioca la partita per i vicepresidenti della Camera. Il movimento con i numeri che ha potrebbe leggerne due, ma orientato a votarne uno solo. L'intenzione, spiegano, che ci possa essere un vicepresidente.